Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi torniamo a parlare dell'associazione Small Mai Più Obesi Onlus e ho il piacere di farlo con il presidente, con la signora Maria Carla Ossola, in collegamento con noi da Torino. Buonasera e benvenuta. Buonasera, grazie per avermi rinnovato l'invito. Maria Carla, è un vero piacere riaverla qui. Quindi, in quest'ultimo anno, come si è sviluppata la vostra associazione? Allora, quest'anno è stato un anno importante per noi di Small, perché abbiamo impegnato tutte le nostre energie, le mie in particolare, sul sviluppare una rete e permettere alle persone che ci seguono in tutta Italia di intraprendere i nostri percorsi in non solo centri di eccellenza, ma seguite secondo i nostri principi, perché siamo fermamente convinti, e ogni giorno che andiamo avanti ne abbiamo sempre più le prove, che quello che fa la differenza è seguire il percorso SMALL. Quindi avere una strada ben spianata, dove vengono fatte delle indicazioni importanti e dove siamo seguiti non solo da medici specializzati in quello, ma da amici che come noi hanno vissuto l'esperienza della malattia obesità e arrivati a un certo punto si arriva come a un punto di non ritorno, no? C'è per tutti un momento in cui ci rendiamo conto che la situazione ci è scappata di mano, che abbiamo uno stato di salute che è deficitario, un sacco di problemi, in più abbiamo i problemi legati all'aspetto fisico, quindi non accettiamo più il nostro corpo, cerchiamo di coprirlo e quant'altro. Quindi arriva quel momento in cui decidiamo, ok, voglio fare, ma come, cosa, con chi? Bene, con chi? Siamo noi. Cosa? Lo decidiamo insieme. Già dalla prima telefonata ci sono dei percorsi che sono più o meno indicati, no? A seconda della gravità del problema, a seconda da quanti anni è che uno ha il problema, la genetica e quant'altro, e già dal primo contatto siamo in grado di indirizzarli nel miglior modo possibile, al miglior centro possibile. Ma deve essere un centro che è abbastanza comodo, non dico sotto casa, non possiamo sperare di avere il centro sotto casa che in 2 mesi tac tac ci risolve il problema. Però dobbiamo avere delle distanze che ci consentino di essere ben seguiti anche dopo, nel resto del nostro cammino. Ed è per quello che abbiamo sviluppato una rete e dove andremo a lavorare da adesso, nei prossimi mesi, con degli eventi di persona. Quindi no, è bene ribadirlo, è bene, tu non sei andata in vacanza, quindi è bene ribadirlo per le persone che ci stanno ascoltando in questo momento, quindi anche una semplice telefonata alla vostra associazione per avere aiuto e supporto, e questo per tutti i pazienti che soffrono di obesità. In quali regioni ora è possibile essere seguiti da voi e quindi avere il vostro supporto, il vostro aiuto? Ecco, forse è un po' banale dire tutte, ma tutte, nel senso che comunque se non è all'interno proprio della tua regione, ma fai, che ne so, 100 chilometri e sei nel posto che ha le caratteristiche che noi abbiamo scelto e ci dà le garanzie per seguirti al meglio. Quindi chiunque è in grado in qualsiasi momento di dire al fratello, cognato, cugino, accompagnami, e nel giro di 1 ora e mezza siamo dove io posso fare un percorso che mi salva la vita e mi gratifichi anche con le soddisfazioni. Quindi contattandovi praticamente sarete poi voi ad indicare qual è il centro più vicino.
Assolutamente sì. Qual è il centro convenzionato con noi? Che le diamo, io da subito le do una coach, ossia una persona che ha già fatto il percorso e l'ha fatto con degli risultati eccellenti, è molto sul pezzo, ha capito quali sono le cose giuste da fare in futuro e che quindi è preparata anche sotto l'aspetto psicologico, perché insomma noi abbiamo degli psicologi che ci aiutano, quindi anche questo, l'aspetto psicologico è... Maria Carla, a proposito di questo, quindi nei centri che vi accolgono quali specialisti si possono trovare? Allora, tutti. Lo Stato italiano garantisce un percorso a patto che ci sia un'idoneità psicologica, quindi il paziente deve essere consapevole che dopo deve fare un lavoro anche di impegno. Non è enorme, ma un minimo di impegno ci va. Quindi lo psicologo deve valutare questa consapevolezza da parte del paziente. Ecco che noi invece lavoriamo con lo psicologo, lo coinvolgiamo affinché non dia solo l'idoneità, ma accompagni, qualora il paziente sia disponibile, ad un percorso individuale di cambiamento. Se il paziente non è disponibile, perché la parola cambiamento spaventa un po' tutti, non importa, sulla nostra pagina, sui nostri gruppi, diamo la possibilità in maniera del tutto gratuita di seguire degli step in cui riflettere su quali sono state un po' le cause che abbiamo avuto tutti per questo un po' lasciarci andare, no? E diventare poi in balia della malattia. Quindi come specialisti innanzitutto ci sarà un supporto di tipo psicologico. Per quanto riguarda i centri che vi accolgono, quali sono gli altri specialisti? In tutti i centri c'è, ma noi abbiamo anche degli psicologi e dei nutrizionisti extra centro, che però sono comunque membri SICOB, che è la Società Italiana di Chirurgia dell'Obesità, e sono stati formati per questo scopo, che possono seguire la paziente in maniera più capillare, magari più vicino a casa. Adesso poi, grazie a Dio, una delle poche cose che questa innovazione purtroppo voluta dal Covid ha portato sono i consulti online. Noi lavoriamo parecchio online anche tra di noi, facciamo dei webinar online che sono molto molto efficaci. Quindi, a parte gli specialisti che si trovano all'interno dei centri, voi mettete a disposizione nutrizionista e psicologo per quei pazienti che vi contattano. Ma assolutamente. Quindi, a parte quindi gli specialisti, chi si rivolge a voi? Qualora ci fosse necessità, chiedo scusa se interrompo, volevo solo finire questo concetto, sì? Se ci fosse necessità in alcuni centri, come ad esempio Torino, abbiamo sostegno psichiatrico, perché non bisogna vergognarsi di aver avuto in passato bisogno di un aiuto farmacologico, anche se blando, non bisogna vergognarsi se si sta passando un periodo di così forte stress in cui magari c'è necessità anche di quello. Dallo psichiatra non vanno solo i matti, psichiatra è un medico, però era giusto e bene farsi avere anche quella figura lì in caso di necessità. Poi abbiamo gli endocrinologi, alcune persone hanno problemi e hanno necessità di avere bisogno dell'endocrinologo nei centri, cioè. Quindi insomma sono tante le figure che possono essere coinvolte nella malattia obesità, perché è soggetta a comorbidità, che sono le malattie che nascono per colpa dell'obesità. Per quanto riguarda le garanzie, quali sono le garanzie che offrite a chi si rivolge a voi in termini di tempo e di risultati? Allora, le garanzie sono fondamentali. Il tempo anche, noi cerchiamo di avere dei percorsi comunque snelli, perché la paziente soffre. Il paziente è arrivato a un punto di non ritorno, è stufo, e avere delle lunghe liste d'attesa potrebbero scoraggiarlo
e farlo capitolare e ricadere nelle cattive, cattivissime abitudini. Una in foto che sono, perché non è solo il giovane, la neomamma che vuole riformare queste abbiamo che si trovano di nonni H24 e non avere una fida che gli consenta di essere un buon aiuto per questi nonni, proprio perché sono obesi. Quindi ognuno di noi ha la richiesta, no? E la richiesta più frequente è quanto tempo. Quindi cerchiamo di avere dei percorsi, ma diamo anche un supporto e proprio come un binario, che se tu segui questo binario, io sono sicura che per tutti, massimo dai 6-8 mesi, massimo un anno, arriviamo al peso salute, che non è il peso da fotomodella, è altezza uguale peso. Una persona di 1,65 m deve pesare dai 65 massimo 70 kg. Poi pesarne più, dipende dalla sua struttura, da come è sempre stata, eccetera, ma caso a caso. Ma comunque dobbiamo arrivare a un obiettivo centrale e portarlo a termine e tenerlo per il più tempo possibile. Io sono una persona che ha fatto il suo percorso 3 anni fa, ho centrato l'obiettivo e adesso anche con volontà, grazie anche agli strumenti che la bariatrica mi ha dato e grazie al percorso che poi ho messo a disposizione per altri, continuo a mio peso salute, questo mi rende una 62enne sana. Bene, Maria Carla, innanzitutto complimenti e devo dire che sia la tua esperienza può incoraggiare, penso che incoraggi tantissimi, ma anche le foto che abbiamo visto prima di tutte quelle persone che sono passati da una taglia ad un'altra e adesso conducono una vita sicuramente molto più salutare, penso che incoraggeranno chissà quanti telespettatori. È incredibilmente mangiamo anche, non devono pensare che poi noi mangiamo, ci alimentiamo, magari con gusto, chiaro che abbiamo delle quantità limitate, però abbiamo addirittura gruppi in cui non parliamo altro che di ricette, di sperimentazione. Adesso il web ti bombarda, no? Io che lavoro su questi argomenti non riesco neanche più a aprire Instagram, che mi arriva l'universo, di tutto e di più, però noi siamo un'altra cosa. Noi siamo proprio un gruppo di, tra virgolette, amiche di percorso in questo. Nessuna di noi è l'insegnante che insegna alle altre cosa fare, ma l'esperienza di tutte è messa a disposizione in questo grande calderone che è sempre in miglioramento. Ecco, io mi amo formarmi anche sulla comunicazione, proprio per dare sempre il massimo, far sentire la persona accolta e parte di un vero gruppo e non solo quei gruppi a volte di Facebook che ci sono, dove ci sono delle informazioni che sono anche fuorvianti. Beh, Maria Carla, hai fatto bene a fare questa precisazione, come hai detto tu, e mangiamo anche, perché talvolta una persona ha pure paura per il futuro e dire ma che fa, non mangio più. Invece no, l'alimentazione, ci si continua ad alimentare, come hai detto giustamente tu, anche con un gusto. Per il futuro, quali sono i progetti di Small Mai Più Obesi? I progetti che ho è di avere sempre la salute, continuare ad avere la famiglia che mi supporta così, perché avrò una valigetta sempre pronta, perché nei prossimi mesi ho almeno da organizzare uno, anche due centri al mese dove andare, rivolgermi al centro di riferimento, ma soprattutto organizzare le amiche del territorio che vogliono conoscerci e fare degli eventi conoscitivi. Il primo lo faremo a Parma, già adesso a settembre, subito dopo mi attendono Cassino, Roma, Salerno, Napoli, Padova,
insomma, Como, abbiamo diversi punti dove voglio, la Sicilia assolutamente devo ritornare, la Puglia abbiamo già la data anche della Puglia, insomma basta seguire la nostra pagina e saranno informati di tutti i punti dove andremo per conoscerci e poi da lì possiamo sviluppare contatti anche nel territorio circostante. Non è detto che se apro un punto di ascolto a Palermo non debba esserci a Messina piuttosto che a Calabria, che a Catania piuttosto che a Siracusa o adesso butto dei nomi perché sono tutti nomi dove sono presenti. Benissimo, quindi in continua crescita, Maria Carla, non vi fermate mai praticamente. No, assolutamente. È la passione della mia vita, è ciò che rende la mia vita un po' più gratificante che non solo la famiglia, che per carità, grazie a Dio, deve essere un punto di gratificazione, ma non mi sentirete mai scrivere, io vivo per... No, io beh, Maria Carla, quando ti ho chiesto quali sono i progetti per il futuro, tu il primo punto che hai detto è stato mantenermi in salute, quindi è bello sentire, tutti dovremmo farlo, mettere al primo posto il mantenersi o centrarsi su se stessi e mantenersi in salute per poi poter fare tutti i progetti così come quello che tu stai portando avanti. Io ti ringrazio moltissimo. Non possiamo fare niente. Benissimo Carla, Maria Carla, io ti ringrazio moltissimo per essere stata qua, ti faccio tantissimi auguri e spero di poterti riavere ancora una volta qui per parlare ancora di Small Mai Più Obesi e di ulteriori risultati, grazie. E tutte le migliorie che abbiamo fatto nel frattempo, vi terrò aggiornati. A presto cara, a presto, grazie. Grazie. Invito tutti a seguire la pagina Facebook Small, scritto Small, Mai Più Obesi, Facebook, Instagram, adesso saremo anche poi presenti come TikTok, grazie per la schermata, e contattarci via WhatsApp, e sarete subito messi in contatto con una volontaria, normalmente sono io, 331-747-6987, chiamateci. Arrivederci, grazie. Grazie ancora Maria Carla e ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione e vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.